bello forte, quindi indubbiamente la possibilità c'è. Yolta è forte, giocatore top 10 in Italia. Diamond credo che sia appena fuori dalla top 10 italiana. Forse c'entra, insomma è quella zona lì, insomma è poco sotto Yolt, credo. Non le so, i ranking, scusate ragazzi, non so il tizio che impazzisce queste cose. Detto questo, attenzione, perché questo stage onestamente un po' mi preoccupa. Cioè non so come mai Diamond abbia lasciato Roy su uno stage come questo. Onesto. Cioè per riguardo la situazione, scegli lo stage. Prendi uno stage grande, dai Wiggle Room a Roy, bravo. Prendi uno stage piccolo, Roy ti sta in faccia, bravo. Non sì. Puoi scappare. Sì, no, è vero, in questo senso. Non si vede niente. Fai qualcosa, Pietro. Continua a non vedersi niente, purtroppo. Dunque si vede o non si vede? Ok, posto. Era una situazione potenzialmente di grosso vantaggio qua per Diamond, che poteva. Cioè, grosso vantaggio no, ma grossa occasione per prendere una stop, diciamo così. Ma prima ancora meglio, perché ero l'edge molto più safe di quell'edgeguard tentato prima. Sì. 95% sembrano pochi, ma Roy ammazza presto. Sembrano pochi, ma... Prima da un 55% stava facendo già quello jab in 2-7B, che stava per uccidere, era uno sputo. Jab side B con la rage micidiale, veramente. Diamond già se l'è preso una volta, ci è morto, la cosa 40, se lo ricorderà per tutta la vita. Guarda, io so che Diamond odia Fox. E Roy non è così differente da Fox. Almeno penso che le cose che odia di Fox siano ritrovabili anche su Roy. Quindi sicuramente lo svantaggio non è solo di matchup, anche se questo è più o meno even, ma è anche psicologico secondo me. Tante delle cose che mettono a proprio agio Diamond adesso gioco, Fox e Roy le fanno un po' venire meno. Tipo questa Bear Reversal. Non gli ha assolutamente lasciato lo spazio. Ok, muoviamo un po' sto tavolo che non mi ispira fiducia alcuna. Tiralo avanti. Ok. Ok, adesso dovrebbe sentirsi alta la nostra bella e dolce voce. Esattamente. Adesso tra poco più vicini di così, io e Rolli iniziamo a baciarci e parliamo tra uno sbaciucchiamento e l'altro. Bello giorno. Esatto. Qua che quello. Cioè, lì è una questione di giocare tutto in corner. Sì. Allora, è una situazione questa dove lo svantaggio c'è e si vede, ma al tempo stesso è sempre qualcosa di recuperabile, perché la percentuale è molto alta e Sonic sorprendentemente c'ha un buon damage output sulle sue bread and butter. 40-50 danni te li fa facilmente, quindi... Adesso comincia a uccidere la street. Sì. Sempre il schietto, la tilt, la pena. Problema vero qua è quando e come riuscirà a trovare effettivamente questa kill. Così, no. No, sì, ciao. Eccola, è proprio lei, Ghimpino di molla. Ok. È un 80% che come suggerisce. Mi sa che molto equalizzabile. Sì. Bel dash attack che interrompe la fair di Yolt, che adesso tiene comunque il centro dello stage, che di base gli concede abbastanza facilmente. Lettura sul salto, niente doppio salto. E riesce, la spunta così, ragazzi, molto 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 clutch questa situazione, advantage, anche se secondo me è stato molto grosso l'errore di Yolt qua, sinceramente. Ci ricordano che solo Roma batte Roma, e quell'uomo alto è molto chiaramente molto poco Roma. Forse fin troppo proprio poco Roma. Ci facci un'imitazione del dialetto romano, signor Yolto. Yolt. Troppo concentrato. Yolt, me lo fai in romano? Oh, Yolt, me lo fai in romano? Ah, vabbè. Fa finta di non sentire, o forse non sente davvero. Molto probabile, c'è un tavolo di biliardo di distanza. Possibile. No, molto verificato. Tutti i giocatori rimasti nella venue sono ora qui a godersi queste loser final. Ci pensi che praticamente tutti sti fottuti giocatori sono a casa mia? Chi me lo fa fare? Hot damn! Pensa a te. Stavo per vedere Granondorf? Cosa voleva fare? Però no, Roy resta. Roy resta. Con la sua skin migliore. Allora, vediamo un po'. Mm.
ok. Allora, stage più largo, onestamente, è uno stage molto forte per Sonic. È buono anche per Roy, chiaramente. Però Roy tende a beneficiare di più da stage con blaston laterali più corte. Stadium, in realtà, lateralmente parlando, è uno dei stage più larghi di questo ruleset. E quindi non lo so quanto potrebbe beneficiarne Roy. Colpisce entrambi, però appunto è sempre lo stesso giochetto che dicevo prima. Stage grosso, Roy c'ha più wiggle room, stage piccolo, Roy ti faccia. Non puoi farci nulla. No, è vero, anche se secondo me in sto matchup con Sonic io valuterei di più la possibilità di ok, mi fermo un attimo e creo tanta distanza tra me e lui che lui in qualche modo deve colmare se riesco, se riesce. Arriva la generale. Sonic di sicuro. Sonic ogni tanto c'ha bisogno di quei momenti dove si ferma e pensa, capito? E stage larghi comunque la danno sempre la possibilità, stage piccoli non sempre. Anzi, spesso lo danno soprattutto contro quella bestia aggressiva, che è il rosso capelluto, il pel di carota. E attenzione! Situazione inversa rispetto a quella della stock precedente che avevamo visto chiudere l'intero game a favore di Diamond. Stavolta è Diamond appunto che salta e si becca un aerial off stage. C'è l'advantage, no, perché fugge. Fa anche bene, è un po' fake quella stringa di roba. Oltre che, oh, bel dash attack per estendere. Caster combo. Ehi, ancora no, con calma, respirate. Che botta, mamma mia. Bellissima sequenza, questa era parte di Yoel. Lo sta equalizzando. Sì. Si è creato uno sbilancio nel punteggio nel set count. Bella recovery. Ragazzi, 44% dalla ledge. Faccio solo notare che era a ledge. Bel fair. E ancora non accenna ad andarsene, perché la situazione ledge si è rilassata. Adesso è Yolt a mettere la sua pressione. Forza un'entrata più aggressiva. LOL. si sa. Bello, bellissimo. Peccato, non è riuscito a concretizzare. Era molto bella quella reversal dal basso. Assolutamente, molto bella. Ah, gli ha provato un parry. Per quanto possa supporre. Cioè, ha talmente poco da perdere. Attenzione, c'è molto gioco di scudo. Gioco spaventato. Ok, questa è lei, sì. Ma 98% ultima stock. Difficile fare il comeback se ti chiami Diamond in questo momento. E non è morto ancora invece. Quel salto. Quel salto. Lo stava fissando negli occhi, Yolt lì. Cioè, credo che Yolt adesso non stia guardando la partita. Stia continuando lui stesso a fissare negli occhi Diamond. Sfruttando il suo vantaggio di altezza. Guarda, oltre. Lo guarda dall'alto, sì, sì. Dritto negli occhi. Si sfrutta nella sua anima. Vede la gocciolina di sudore che gli cade dalla fronte. Riesce a prendere questo. Sì, con gran cattiveria. Ok, situazione però non ancora, tutto è perduto qua per Yolt, sì per Yolt, per Diamond, un po' di overestensione leggera, dicevo l'altro, ma va bene. Sinceramente un po' greedy come fair, ma ci sta, doveva far succedere qualcosa sta partita e non ci è riuscito. Scusa un attimo, ha equalizzato, però dimmi, adesso come sale questo video? Spero. Questo equalizzatore procederà sulla strada o non fa altro che riprendersi il game che perde? A giocare così perde. Guarda, non so davvero che dire. Fatto sta che finora i miei pronostici in termini di stage sono abbastanza imprecisi. Si torna su Smash. Capito? Continua. Cioè stavolta è Diamond che counterpicca Smashville, è diverso. Molto strana sta situazione. Ma stanno veramente scegliendo stage al contrario di come me l'aspetterei io. Sì, assolutamente. Non riesco a entrare nel loro processo di ragionamento. Se non appunto. Allora, la counter pick di Diamond. Sì, sì, ha perso adesso la partita. Bratta e non vediamo più. Bratta, non vediamo più. Ok, Bratta, rivediamo di nuovo. Scusate ragazzi, per un attimo non vedevamo neanche noi, ma non ci siamo persi granché a quanto pare, perché in 20 secondi cumulativamente si parla di poco più di 30%, quindi ok, fair into an air of stage. Sono tornati giusto in tempo per vedere Yolt che fa le sue cose da milanese. Bella fair qua per uscire dal ledge di prepotenza da parte di Diamond.
però di nuovo. Ah, è Beto qua che sta facendo un po' il mattacchione. Beto, non trollare. Ok, ok, ok. Con una quarantina di percentuale in più rispetto a quando è tutto a posto. Dai! Non ci siamo persi nessuna kill. Eccola qua. Yolz si lascia scappare un urletto esagitato. Ah, pop off mid game, ragazzi, è tosto da mantenere, eh? C'hai la composure che ti serve. No, no, ma è un boost in meno. Yolz si fa molto casare. Se si prende bene, è la fine dell'avversario. Facci caso, una volta che Yolz è preso bene, è inarrestabile. No, no, ci credo, eh. Sì, ci credi. Guarda allora. Guarda, è un giocatore che conosco poco a livello di come gioca, eccetera, eccetera, però... gli dà, gli dà. Cioè, F molto... tilt qua. Ok. In generale io lo vedi che è molto espressivo, molto emotivo. Se si prende bene gioca bene. Se si prende lo fa vedere. È un po' entrato dentro quella jab là. Era, sinceramente era un po' corto d'opzioni, ma al tempo stesso. Oh, oh. Vince 3, vince tutto. È un cazzo di bronze. Oh, ah, bellissimo piazza verde. Non niente, ci niente. La molla lì. C'è ancora non accende mollare. No, no, perché dovrebbe? Infatti. Vedo in questo momento vedo leggerissimamente in ritardo alcune volte a Diamond. Che però adesso cioè al salto qua, ma ok, 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 ok. Dai. No, non è smesso. Ok. Si è rallentata all'improvviso la partita. Sì, sì, si è rallentata e credo che l'effetto paradossalmente sia di Yolz. Perché guarda, guarda quanto sta whippanishando adesso Yolz. Non gli lascia stage, non gli sta lasciando stage. Tiene stage, whippanisha quando vede un approccio. Può controllare tutto. Ed è lei l'equalizzatore. Ha scelto che equalizzatore non è più 2-1. Gli urla che si va. Gli non dice banno. Stessi ban. Gli dice non che, si va. Che si va. Proprio così. Andiamo. Confuso. Smash. Smash. Non ha intenzione di lasciare andare questo momento. C'è Yolz che sta tremolando come un bambino che vede il giocatore preferito dall'IKEA. Diamond invece lo vedo un pochettino confuso, un po' incerto più che altro, ed è strano perché è un giocatore normalmente parecchio sicuro di sé, ma davanti a un player, a un personaggio così determinati, è difficile rimanere confident. Assolutamente. Ok. Ok, qua è l'occasione di Diamond di forzare un game 5 e di portarsela a casa così. Perché è la sua unica attuale opzione. Outplayare Yolz per due game di fila. Che non è una tassa da poco. No. Così garantisce l'attuale situazione del torneo. Siamo in top 3. Mi domanda. E così garantisce anche lo status quo. Oh, 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 oh. Situazione pericolosa. La molla che si attiva. La botta che non entra però. È sempre un po' in ritardo. È sempre quel pochettino. Ma sai qual è il fatto? È difficile per fermare. Cioè, è troppo veloce per reagirci. E la cosa che assolutamente non sta riuscendo a fare bene, non sta riuscendo per niente a fare, che mi sembra che costa di più a Diamond, sono questi ledge trap che puntualmente vengono colpiti da una reversa da parte di Yolz. Cioè situazione di vantaggio inversa praticamente rispetto a come dovrebbe essere. Bella, 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 bella. Questa ottima gimp è andato molto più lontano. Fermato così. Pubblico molto dalla parte di Yolz, anche questo comunque conta, soprattutto un giocatore così... Dai! Sì. Ok, ha provato una spike grossa lì. Il favorito! 27%. Onestamente non credo che... Non credo che Diamond adesso sia impaurito come ho sentito qualcuno al pubblico dire. Anzi, secondo me... Il più confident che l'ho visto giocare finora, eh? Sono sincero, sono sincero. Da un air molto bold che entra. Se non avessi creato uno dei suoi spin dash lì, avrebbe potuto convertirci. Cioè. Ok. Sai quello che è successo lì? La maialata che la nerd di Roy fa lo stesso knockback su qualunque PG del gioco. Sì, sì. E ha killato PG leggero un po' più tardi.
è quello che ti aspettavi. Molto bello. Interessante. Non so perché ci sia quella cosa. Non so. Perché poi Chrome non ce l'ha quella cosa, quindi. Ma che altro ce l'ha la cosa waiting event? E Mitra sulla Neutral B ce l'aveva. No, Pyra ce l'aveva. Vabbè, sì. Sì. Cioè, stesso concetto ovviamente. Ma. Ok, bravo qua. Rimane, ma comunque Yolt non si sta facendo l'estrappare mai. Mai, mai. È incredibile. Resta lo svantaggio di percentuale, ma Yolt non c'è a mollare lì. Fair che butta molto lontano, ancora non basta per la kill. Ottimo qua. Continua. Bravo, bello. Over estensione. Ma Yolt, vabbè, ci sta. L'ha dovuta provare, 170. Tanto era un passo dalla morte a prescindere, sinceramente. Sempre più difficile castare questo casino. Assolutamente. Ok. Basta uscire dallo stage. Fanno in game coaching più forte che possono dal pubblico. Per fortuna Yolt ha dei pensieri assurdi. Sì, Yolt probabilmente non sente neanche i suoi pensieri in questo momento. Talmente tanto c'ha lo spin di Sonic dentro la testa. Prova una grab, bella bear qua che va a coprire. Si porta sempre più vicino a questo game 5 Diamond e ci si porta soprattutto in un modo molto deciso. Molto deciso, che non mi fa assolutamente pensare che sia scontata. Assolutamente, Diamond si è ripreso il controllo del peso della partita soprattutto. Sì. Non è più nelle mani di Roy, non è più vittima del costante abuso di quel personaggio in advance. E lo sta facendo su questo stage tra tutti. Cioè proprio una dichiarazione di: so quello che devo fare, non mi serve tempo, permettemela e camperate. Onestamente bravo. Ci sono 3 minuti sul timer. No, non ci sarà. Vabbè, kill ballerina, ma ne dovrà ripetere almeno, cioè un'altra, almeno altrettanto epica, secondo me. Ok. Mi aspettavo di un advantage. Dagli ok. Infatti, c'era la time bomb sulla schiena. Tranquillo, mi è già successo prima, adesso non mi ha colto impreparato. Spin dash, fair, game 5 ragazzi. Questi due giocatori. Voglio ricordare che questo set prima si è concluso 3-0 in favore di Yolt e adesso Diamond la sta rendendo tutta un'altra partita rispetto a prima. È stato un back and forth assurdo. Sì. Diamond sì, in sì. Controllo. Yolt no. Anche che è stata una win molto close, tra virgolette, un po' rubata, nel senso clacciata. Che è più portare rispetto a entrambi i player, secondo me. Più che dire rubata. Bello rubare, no? È bello rubare, ma. È bello rubare e basta. Ok, quindi è game 5 questo qua. Sia Yolt che Diamond si trovano in una situazione veramente, ma veramente tanto, tanto, tanto difficile. Non dimentichiamoci che dopo questo game ci andrà contro Diamond, il mostro pinguinoso, martellioso sì. Che attende alla fine della strada. È incredibile che di tutte queste cose il boss finale è quello che meno ti aspetti, King Dedede, che come sempre si riconferma. Non leggi il nome del player, non te l'aspetti. Miglior villain di tutto quanto il gioco. Non è un villain, è un pacciocco. È un antagonista. Antagonista, ok. Smash di sicuro. Sì. Ok, bel air dodge qua. Diamond dimostra che il panico in questo momento non scorre nelle sue vene. Vediamo adesso. Guarda, lui diverrà prima alla sua testa. Lì era abbastanza un 50-50 perché doveva rischiarsela tra una tech out che poteva essere seguita con side B e dall'altra parte quell'F smash read. E sinceramente le opzioni di mezzo erano tutte abbastanza scomode. Bello, attenzione. Attenzione off stage. Non riesce a entrare. Ok. Oh no. 19%. Yolt però non sta trovando una lead significativa, che significa che se Diamond adesso si riprende ciò che è suo, e cioè il vantaggio iniziale, sì. Ma Yolt guarda quanto gioca bene, cioè questa lead e sa come deve approfittare di Sonic.
momento insolitamente pacifico. Ecco, due hit di Roy già bastano per far urlare qualcuno al pubblico. Sì, sì, basta quello. Prendi una qualsiasi mossa di Roy a legge, quello potrebbe essere la tua fine. Oh, vabbè, era bella grossa questa potenzialmente. Non sta riuscendo a ledge trapparlo. Non sta proprio riuscendo. Reversal bear che però viene bloccata sul nascere lì da parte di Yolt. La Nair che va a chiudere. No, no, killa, killa. Kill è come. Oh, ah, quella roll-in era una stock intera. Questa, ragazzi, per Diamond sarà molto difficile da colmare. Non è il personaggio migliore per fare questo tipo di comeback wild Sonic, soprattutto su Roy, che è un personaggio che ti perdona molto poco gli errori. Pure con l'extra credit che trova, stock intera. Puoi fare mezzo stock adesso e ti dirò, finora la cosa che non ho visto, la cosa che non ho visto molto a Diamond è stata proprio questo advantage prolungato che invece Yolt è stato capace di dimostrarci più e più volte che è in grado di appunto applicare su Sonic. Mamma mia, i danni salgono, eh. Ha paura, se mi si è stisto, ragazzi, di quella mossa. Diciamo che questi giocano anche da 12 ore circa, a Smash, ininterrotte. Oh, 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 ha rischiato? Ha rischiato 82%. Sono tanti. Sta facendo le foto col 2DS. Bella Bear. Poi più che altro ha applicato molto bene il salto con la conformazione così. Finisce così la partita. Una handshake bellissima.